affariitaliani.it e al teatro Elfo Puccini. Il teatro appena aperto dopo 5 anni di lavori di ristrutturazione in corso Buenos Aires a Milano. Inaugurato all'inizio del Novecento come teatro di varietà e di prosa, diventato un cinema negli anni 70, ha rischiato di diventare un supermercato alla fine degli anni 80. Poi, per fortuna, il comune è intervenuto. Dopo 24 anni abbiamo riaperto il Puccini con 3 sale da 500, 300 e 100 posti. Un teatro che vuole essere un luogo di incontro, un teatro che vuole essere nel solco della grande tradizione, anche un teatro di contemporaneità, un teatro che è un'altra luce accesa in questo quartiere, un quartiere popoloso, un quartiere ricco di negozi, un quartiere che sicuramente beneficerà di un luogo di cultura, perché ogni luogo di cultura è veramente una luce che si accende nella città. Siamo felici di avere, pur in un momento non facile del nostro bilancio, contribuito con 15 milioni di euro per la realizzazione di questo bellissimo teatro. Questo è il primo multisala teatrale d'Italia, è quindi un'esperienza nuova dal punto di vista gestionale che darà sicuramente ottimi risultati, proprio perché ha una grande flessibilità e può accogliere spettacoli molto diversi e tutti contemporaneamente, quindi è una grande forza per la città e sono convinto che in Italia molti altri seguiranno questo esempio.